Salve gente, qui parla Otakumer, mi sentite tutti? Mi sentite bene? Siamo qui in attesa dell'inizio del Nintendo Direct, che dovrebbe essere tra 10 minuti numerati, grosso modo. Previsioni sul futuro personaggio DLC di Smash? Io direi di default, oh mio Dio, scusate ancora perché l'audio parte a cazzo. Stavo dicendo, io direi di default, direi o Sora, ma è sognare proprio, o Banjo-Kazooie, e anche questo è sognare, o Conker, anche questo, vabbè, vado molto per i sogni oggi. A proposito, sono molto stanco, oggi sono molto, 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 molto stanco, quindi non so se riuscirò a fare anche la live di Kingdom Hearts dopo, ve lo dico subito. Perché sono reduce anche dalla notte di casino più che altro, perché hanno deciso di iniziare a fare i lavori presto di fianco a casa mia. Tang, 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 proprio roba. Roba casinifera, per capirci. Si riposi, e mi sa che lo farò, mi sa che lo farò. Dipende da come ne esco da questo Nintendo Direct. A vederle urlare male a visione del DLC Fighter. Porca vacca. Non sembra dalla faccia, ma sono parecchio sconvolto. Alcuni vociferano che possa essere un personaggio Nintendo, il prossimo personaggio DLC. Forse da... Cosa avevano detto pure? Da che franchise doveva essere? Earthbound, forse? Erano voci di corridoio, quindi non ne so assolutamente niente. Io onestamente spero di no. Ci sarà Bandai? Beh, visto che la Nintendo va abbastanza bene con la Bandai, perché no, in fin dei conti. Poi che ci sia Waluigi. Vabbè, dai, Waluigi. È già un assistente. A che scopo metterlo anche come giocatore? Avevo ipotizzato questa cosa qua, che avrebbero cambiato le carte in tavola in seguito, ma... Inizio a avere qualche dubbio. Rex, Mayra e Pera di Xenoblade Chronicles 2. Non ho giocato a Xenoblade Chronicles 2, quindi non saprei proprio, non ho favoritismo in questo caso. Alleluia! Strano, non c'è molta gente oggi. Me ne aspettavo più, visto che questa qua è l'ultima conferenza, l'ultima cosa inerente alle tre di quest'anno. Non mi aspetto niente. Io riguardo ad altri giochi Nintendo, beh, al di fuori dei classici, voglio un altro Mario, voglio un altro Zelda, non quello lì però, come si chiama? Link's Awakening, mi sembra. Quello non mi interessa proprio, se devo essere onesto. Thorn Ado, benvenuto. Oh, aspetta! Chaos ha donato 1,17€. Chaos, eh? Perché adesso non lo mostra, ma porca puttana. C'è sempre qualche problema con le donazioni ultimamente. Un attimo solo. Che dovrebbe aggiornarsi. Adesso dovrebbe andare. Eccolo qua. Ringraziamo Chaos per la sua donazione di 1,17€. Grazie mille. Però adesso non c'è più la cifra tonda, come si fa, gente? Intendo, nessuno crede che sganci bombe pesanti. L'unica bomba pesante... Sì, Goku in Smash hanno già detto che è inutile, non ci sarà mai. L'unica bomba pesante è il personaggio DLC di Smash. E magari qualche modalità in più. Anche questo potrebbe essere una cosa molto molto buona. Se annunciano due dei DLC o solo uno? Parli di Smash o in generale? Perché no, se parli di annunci di DLC, la Ubisoft ne ha fatto una professione. Soprattutto a queste tre. Pokémon lo prenderai? Non penso. Non ho più la stessa passione per la saga dei Pokémon. Ora come ora. Vediamo quanto manca qua. Oh, vabbè, non me lo dice purtroppo. Però, 66.399 spettatori. Che invidia! Partiamo con le trashate. Basta che non presentano un... oddio, vabbè, non mi ricordo mai quel gioco lì. Quel gioco che acquisì alla, mi sembra, THQ Morente di quel tizio pelato con i tatuaggi. Non mi ricordo il nome.
Minchia, che flop quel gioco lì. Io aspetto ancora il sequel di The World Ends With, The World Ends With You. Cazzo, devo ancora fare la mia guida. Io devo ancora giocare al primo, quindi non saprei, onestamente. Come andiamo? Stancamente, 5 minuti. Titoli Xbox su Nintendo? Magari? E per titoli Xbox intendo Banjo-Kazooie Conker! Sono niente, c'ho una fissa per sti titoli qua, gente. Fatevene una ragione. Mica ci sarà Splatoon 3? Già, non è un po' presto? Non vai nel canale italiano del Nintendo per vedere la conferenza? Perché nel canale italiano non c'è nessuna live, ho controllato prima. Do un'occhiata anche adesso, che non si sa mai, magari l'hanno fatta all'ultimo secondo. Nintendo Italia. Ah, adesso c'è! Hanno cominciato da quanto? Da qualche minuto? Prima non c'era, eh? Quando ho cominciato la live non c'era. Vabbè, il problema si risolve facilmente, comunque sia. Ecco qua. 1080 non auto perché sappiamo già. Ah, ecco, 2000 spettatori. In confronto ai miei 30 spettatori attuali. Wow! Astaroth 9. Benvenuto. Io continuo a insistere che almeno le reaction e le conferenze dovrei farle sul mio canale YouTube. CTR fischiettato. Ho visto l'ultimo trailer. Cazzo, è. Cos'era? Baby T, Tauna e Spyro come personaggi sbloccabili, giocabili in Crash Team Racing. Scusa, ma un pochino mi è entrata in testa. Ah, giusto, Luigi's Mansion 3, mi ero dimenticato che c'era anche quello lì in sospeso. Io però per un Luigi's Mansion vorrei qualcosa di più un ritorno alle origini di Luigi's Mansion a livello di atmosfera, molto più cupo. Ed è strano che lo dica proprio io, un vigliacco. Però nel primo Luigi's Mansion si respirava questa tensione, questa pesantezza nell'aria, diciamo. In Luigi's Mansion 2 no. No, non si respira quell'aria lì, oh. Cuphead DLC per Switch. Strano che non l'abbiano annunciato piuttosto per alla conferenza Xbox. Vorresti che fosse molto pauroso. Non dico molto pauroso, con un'atmosfera simile. Meno tendente all'arcade e più tendente al, diciamo, survival. Nuova IP. Sarebbe una bella sorpresa. Una bella sorpresa. Scusatemi. Ho anche preso freddo per qualche motivo stanotte. Cap c'è anche su Switch. Quindi qua c'è l'ultima speranza. Sì, ma originariamente uscì per Xbox. E Switch. E Steam. Merda, mi confondo sempre con i nomi. Oggi poi sono proprio messo molto male. Odyssey 2, no, Odyssey 2 non me lo vedo. Probabilmente potrebbero fare dei DLC in merito, ma per un gioco del calibro di Mario Odyssey bisognerebbe cioè impiegherebbero moltissimo tempo per fare il design dei livelli, insomma, non sono convintissimo. L'hanno le zie puttane, quindi. Io che voglio un nuovo Kid Icarus. Sì, magari senza touchscreen e cose simili, perché non mi sono trovato molto bene io su 3DS, non l'ho neanche finito Kid Icarus. Oh mio Dio. Stanco. Il prossimo gioco horror in cui si tiene la manina. Ti si tiene la manina, bastardo. Penso mai. Le uniche occasioni in cui posso fare giochi horror sono. Capito? In parte peggio quel personaggio di Smash, l'ho già detto prima, o Sora, Conker. Se mettono Steve di Minecraft o Master Chief, giuro su Dio che bestemmio in diretta. Non c'è se e non c'è ma. Vito a dormire dopo la conferenza della Square Enix, mica tanto. Notizie su Sonic. Quali notizie su Sonic? Perché c'erano notizie su Sonic? Dai, sta per cominciare, gente.
Peggy 18. Peggy 18? Come 18? Peggy 18. Ho capito che Peggy 18, l'hai già detto. No, aspettate, deve esserci... Ah, ecco, infatti, ho capito la magagna. C'erano due finestre attaccate allo stesso tempo. Bene, vediamo cosa avete da proporci oggi. Usa Pelor per le bestemmie, Pelor. Oh, già qualcosa su Smash? Ehi, quello lì è... non mi ricordo il nome. The Darkon, mi sembra in inglese, l'italiano non lo ricordo. Minchia, cominciamo subito con Smash. Si gioca già le carte. Non Fire Emblem, eh. Chi può andare a cavallo? Non Fire Emblem, 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 non Fire Emblem. Dragon Quest, dite? Già, già, è quello di Dragon Quest 11, riconosco la capigliatura. Ho visto il trailer di ieri, praticamente. Sì, Dragon Quest, gente. Va bene, va bene. L'eroe. Non ha un nome? Strano che se lo giochino subito. Forse non è lui il piatto forte. Vabbè, mi va bene lui comunque. Basta che non sia Fire Emblem. Quindi la Square si continua a dare personaggi. Sora proprio no, eh. Continua a dare personaggi per Smash. Mi va bene, mi va benissimo. Attenzione, già stato sconfitto. Non è finita, altro personaggio. Altro personaggio, gente. Fanno reveal multiple. Ah, anche lui. Ci sono più versioni dell'eroe, quindi. Dai, sarà skin per lo stesso personaggio. Sì, apparentemente sarà il piatto forte. Considerando che sta arrivando 12.000 personaggi, non saprei. Ma hanno sempre lo stesso moveset, immagino, no? Mi piace quando ci sono multiple skin per i protagonisti. Ehi, che cavolo? Ah, c'ha le magie selezionabili, forte! Kamikaze, rischiosa come. Come. Però questo è lo smash finale. Ovviamente un attacco di gruppo, naturalmente. Personalizzabile. Selezionabile più che personalizzabile. Mica male. Cross Dragon Quest. Si vociferava sta cosa, ma molto più tempo indietro. È stato 2019, bene, quindi ce lo dobbiamo aspettare adesso, bene, ottimo. Però non era il personaggio che volevo. Adesso, Dragon Quest 11 per Nintendo Switch, no? Direi che è implicito. O sei illucente. Illucente lucciconio, au, au e ancora au. Sì, l'abbiamo già visto in precedenza il trailer di questa versione definitiva. Proprio alla conferenza Square. Questo dopo tutto usciva su Switch. Dateci altri personaggi, però non voglio solo lui. O loro, anzi, dovrei dire. Illucente signore. Sauron confermato. No, Sauron, Celebrimbor confermato più che altro. Nota abbastanza implicita. 27 settembre, quindi esce prima il personaggio che il personaggio su Smash, che è il gioco stesso da cui proviene. Nintendo no Koizumi desu. Oggi no Nintendo Direct de wa kotoshi hazubai sareru taitoru o chūshin ni go shoukai shite ikimasu. Sate, tsugi no eizō o goran itadaku mae ni go shoukai shita hito ga iru. Dicendo che sentirò l'annunciatore gridare l'eroe. Sì? Par-
parli come Link. Ok, Bowser è ufficialmente Link. Wait a minute. There's been a bit of a mix-up. Ah, quel Bowser. Lo sapevo. Sorry. Il Bowser che lavora all'amministrazione, sì. Dovevano farla sta battuta prima o poi, dovevano farla, ed è, questo è ufficiale, questo è canon. Douglas Bowser, esatto. Hanno annunciato che c'è un Bowser alla dirigenza. No, this way. Bowser. Cioè l'hanno ovviamente assunto solo perché di cognome fa Bowser, dai. No, ma sono dei geni. Giù cazzotti adesso. È così che si comincia una conferenza, gente. I'm Doug Bowser from Nintendo of America, and I'm thrilled to join you for today's Nintendo Direct. This is our chance to show the world we have games for every type of player on Nintendo Switch. Whether you love action, RPGs, or you're just looking for something new, we've got qualcosa di nuovo. Ci avete novità? State Bayonetta 3? Luigi's Mansion 3, fantastico, dai! Datemi l'oscurità, per favore! Non datemi tutta quella luce che c'era nel 2. Simone mi sta ostando, grazie! Hello? Mario! Luigi ha la voce un pelino più profonda, la mia impressione. Luigi's invited to a in un hotel di lusso, insieme a Mario. Peach, oh, il poltercucciolo. Se lo porta ancora appresso, carina sta cosa, non ha paura di tutti gli spettri allora. Ricky DP mi sta ostando, grazie. Quindi è una casa singola, benissimo. Per cambiare. Suoni e meditazioni. The other guests certainly don't plan to move on. They're ghosts after all, and they're rather aggressive. Simply scare them with the strobe bulb, then suck them up. Luigi's new Poltergust G00 has the powerful G0M, non G00, ma vabbè. And other new features as well. Li trova sempre nelle macchine i Poltergust, eh? While trapping a ghost, slam it on the ground. Forte! It helps to get other ghosts. Questo mi piacerà. Era una mossa che mi ha ipotizzato per un mio eventuale smash. Prende l'avversario e sbatte a destra e a sinistra. Questo si è visto in Smash invece. Cioè, il risucchio che si stacca poi alla fine. Sometimes ghosts may feel inclined to gang up on you. In such situations, a burst should do. Un sobbalzo. Luigi completamente pietrificato. Ah, è un salto praticamente, vabbè. Il professor Strambico, ovviamente. Chiamo. Gommi Luigi. Non era quel personaggio del multiplayer? Gooigi can do everything from slipping through metal fences to walking on spikes. Indeed, forte. Ah, ed è una roba da... Cioè, non è un multiplayer. Lo controlla... Ah no, invece sì, forse. Ah, ecco, sì. C'è anche opzione co-op. Fantastico. Gooigi! Now please direct your attention to the scare scraper. Multiplayer anche qua. Spooky, ecco, sure. Quelli sono Duigi, Muigi, Fuigi e Tuigi. Defeat all ghosts before time runs out. Seek and find our dear misplaced toads. Corrono in maniera realistica stavolta. The tower throws at you. Together. Bellino. Ecco, con Tonks Z è un'idea. Mamma mia! What a place to wake up in. È troppo luminoso comunque, manca l'atmosfera pesante del primo. Mischievous ghosts lurk within. Un po' una via di mezzo, diciamo. What will befall our missing Mario and friends? And his dear. Ah, non c'è solo Mario stavolta, è scomparso. Mi piace che ci siano molti cambi di feels sulle ambientazioni. Nel 2019 esce entro quest'anno, fantastico. So that was Luigi's Mansion 3, the latest game in a series that I personally love. Piace molto anche a me. We can look forward to seeing some of the new gameplay elements that await in this strange hotel as we dive deeper into this title
on Nintendo Treehouse, live at E3 2019. We'll be streaming content, some you've never seen before, right from the show floor, including live gameplay of Super Mario Maker 2. Sì, ma il Treehouse non so se lo guarderò, eh. È una cosa un po' lunghetta. On some promising indie games that are new to Nintendo Switch. While you watch today's Nintendo Direct, keep an eye out for this icon to learn what other games will appear on Nintendo Treehouse. L'icona lì in basso per live at E3 2019. Dimostra che mostreranno il gioco al Treehouse. Have a look. Questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Cos'è questo? Non mostrano situazioni di gioco reali. Ah. Ogre slept too long. Far too long. Cos'è? Wookie il videogioco? Cosa cavolo è? Mi ricorda un vecchio film di dello stesso autore di Labyrinth. Stesso pupazziere di Labyrinth. Infatti forse è possibile che sia la stessa cosa. Dark Crystal, sì. Cazzo, è quello, infatti. Un gioco basato su un film così vecchio? Davvero? Sembra Final Fantasy Tactics. Che scelta peculiare! Se c'è il logo di Netflix. No, non l'ho visto purtroppo. Perché metterci il logo di Netflix? Cos'è? Non può essere giocabile su Netflix questo. La serie prequel? Ha avuto così successo questo film? Sapevo che c'era una... Oddio, no, questo non mi interessa proprio. Sapevo che c'era un gruppetto di persone, insomma, che lo apprezzava da morire, così come apprezzava Labyrinth, ma... così tante da farci una serie prequel e un videogioco? Riuscirà Link a fuggire dall'isola di Colint? Con questa grafica non credo proprio. Ha acquistato il film? Ah, l'ha acquistato proprio? Pensa a te! Non si renderò senza lottare. Sì, ma è la grafica. Lo so che non bisogna giudicare un libro dalla copertina, ma sta grafica mi scoraggia. Dopo aver gustato Breath of the Wild, mi aspettavo qualcosa in salsa. A Link Between Worlds. Quella grafica era peculiare, era molto. Era molto. Con personalità, diciamo. Questa però, boh, mi sembra così semplicistica. Cacchio, persino Yoshi Woolly World ha più personalità come grafica. Le tessere che ho ottenuto per progettare un labirinto. Tessere? Cos'è? Customize your dungeon, tipo? Sì, ma... ok... cioè, perché farti tu un dungeon se poi lo esplori solo te? Tessere per... è diventato Isaac... più o meno, solo che ti fai te il labirinto. Oh, quando? 20 settembre 2019. Sono troppo in mezzo, cavolo, devo spostarmi o più in basso o più in alto. Square? Ancora Square? Giocata Bravely Default, Bravely eccetera, insomma. Trials of Mana? Ah, la serie of Mana non è malaccio. Non c'è tantissimo grinding da quel che ricordo. Ce n'era uno per Game Boy Advance, mi sembra, mi divertì molto. Trials of Mana. Ok, mi sta bene. Inizio 2020.
Treehouse, ovviamente. I tre giochi originali della serie Mana ora su Nintendo Switch. Bene, ottimo. Forse era quello di prima, quello che giocai. Collection of Mana. Furbata. Furbata of Mana. Quando c'è gente a cavallo simile medievaleggiante, io diffido, perché potrebbe essere un Fire Emblem. No, aspetta un attimo, questo è The Witcher? The Witcher 3! The Witcher 3 per Switch, gente! Cazzo, è un gioco enorme, eh! Un intero mondo da esplorare. A casa o fuori, cazzarola. Complete Edition, quindi con tanto di DLC e tutto il resto. 2019! Questi sono gli, le... Questi sono i port che mi piacciono. Exactly 5 years from today. Like a class reunion? You will come, won't you? Years ago, we fought here as classmates. As big class reunions go? E non Kingdom Hearts. Magari ce lo presentano dopo Kingdom Hearts, chi lo sa. Kill every last one. Chi lo sa? Fire Emblem. Le tre case. Still, we have no choice but to eliminate those who cling to unreasonable ideas of justice. Someone must put a stop to this cycle of the strong trampling the weak. So the Queste animazioni mi sembrano quei 3D, quei 3D dozzinali stile Overlord, avete presente? O Berserk. My teacher. Both sides of time are revealed to you. What shall you do? La noia. How lovely it would be for this moment to last forever. 26 luglio, bene, ok, passiamo ad altro. Nintendo Switch wa terebi ni tsunaide asobu no wa mochiron doko e demo mochidashite asoberu game. Per la durata della batteria, che è al massimo 2 ore quando sei fuori. Konna basho de konna fuu ni Biohazard o Resident Evil. Un luogo come questo, dove un bagno oscuro. Quale Resident Evil ci portano stavolta? Quello non era The Witcher 3, era The Switcher 3. Pubblicità live action. Remastered, ma sei sicuro? Sarebbe stato bello se avessi aperto la porta come Luigi, con la mano tremula. No lights? No lights. Resident Evil. Hey, ma il primo Resident Evil non l'hanno già messo su Switch, assieme al 4 e... allo 0 forse? Okay. Let's do this. O mi sbaglio? Resident Evil. No, il primo. Ok. Ultra remake, iper remastered, HD, super mega ultra iperbolico. Cazzo di silenzio. Dov'è Jill? Did it just eat him? It's gonna come back. Ok. Attenti alle teste scarlatte. Did I get it? I got it. Oh, I knew it. Yaon, il serpente gigante, se non sbaglio. No, niente. 1 e 0, d'altro canto erano originariamente per GameCube. Yep, ricordo, c'ho ancora il Nintendo Magazine in cui pubblicizzavano la cosa. Altri due campioni d'incasso. Ecco qua. Il 5? Sì. Il 6 non è un campione d'incassi, quindi non contiamolo neanche. Già disponibili, 0, Resident Evil e il 4. Ah, proprio ci ho azzeccato su tutto. Quindi hanno aggiunto soltanto il 5 e il 6. Il 2 e il 3?
Ah, vabbè, immagino che voglia prima aspettare che tipo il prossimo remake. Sta rifacendo tutto per Switch comunque. Un'occhiata a cosa? Non ho capito di cosa parli. Solid Snake si è lasciato molto andare. 4 luglio. The fuck is this? Henshin? Come sarebbe Henshin? Ah no, aspetta, no, non è Beautiful Joe. Mi sono un attimo... Non potete usare la parola Henshin senza mettermi un Beautiful Joe, bastardi! Luigi l'ha presa per il culo. Sì, mi sa solo per te. Travis? Travis Touchdown? Stavo per ipotizzarlo prima, ma non ero completamente sicuro. No More Heroes 3, ufficiale, finalmente. Dai, tamarratemi! Tamarratemi! Nice! Un assassino di passaggio. Sì! Cazzo, finalmente! Niente più spin-off! Voglio però sapere che fine ha fatto Garcia. Grasshopper Manufacture. Fantastico. Curioso come stava giocando con quelle ciliegie, ma vabbè. Non sono qui per esplorare le possibilità sessuali di sto gioco. This is Kaiser. He led an elite team of Contras during war. HP is actually a cyborg. I love him so much. This is Miss Harakiri and her alien gut bucket. They survived by merging together during the alien wars. The gentleman, the sweetest bug you'll ever meet. What? Mondo, che questo non mi dice molto. Magari un buon arcade, però. Contra? È un Contra questo? Rescue Ops? Esiste ancora la saga di Contra? Trasecolo! Adesso tutti i giochi di Contra sono inclusi nella confezione. Ah no, Anniversary Collection ovviamente. Nel corso di oggi, fantastico, ottimi arrivare. 13 settembre, vediamo cos'altro c'è. Ni No Kuni, cosa può essere? No, questa musica, no vabbè, mi sono confuso, dai, non può essere. Che cavolo è? La musica faceva molto Ni No Kuni però. Avatar? Credo mica. Panzer Dragoon? Tutto è uno shooter su un percorso, non so come si chiamino, accidenti. Panzer Dragoon, sì. Figo con la sclera nera all'esterno. Figo, poi dipende. Quest'inverno non c'è una data specifica, però. Konnichiwa. Nintendo no Takahashi desu. Senjitsu Pokémon Direct ga arimashita ne. Ah, Pokémon Direct, quindi adesso immagino mostreranno altri Pokémon. Shinzaku no Pocket Monster Sword. Pocket Monster Shield nitsuite. Shield. Game Freak no kaihatsha no katagata kara 新しい冒険の舞台であるガラル地方の特色や新しいポケモンが紹介されました。発売まで、もうしばらくお待ちいただくことになりますが、ぜひご期待ください。なお、本作でもモンスターボールプラスの機能についてはポケモンプラスでランクも、コンクルーザーが使用するポケモンを現実世界に連れ出すことができます。
mi manca il contapassi Pokémon. Potrebbe succedere qualcosa di bello. ポケットモンスターソード、シールドを世界で初めて体験できます。体験の中でガラル地方にも存在するポケモンジムのうち水タイプのエキスパートであるジムに挑戦する。自慢たんこじいばちえ。会場にお越しになる方はこの地方特有の現象であるダイマックスしたポケモン同士のバトルをぜひお体験ください。 Immagino che non abbiano fatto doppiare i Pokémon, hanno ancora le voci, insomma i versi elettronici. Shield no Nintendo Treehouse Live が bellissimo nota il trailer. よろしければこちらもご覧ください。続いてはこちらの映像をどうぞ。 Pokémon Sif e Pokémon Scudo. Questo non mi sembra Pokémon però. No, direi proprio di no. Che cos'è? Ennesimo gioco con i robottoni per caso? I've been waiting for you. I've been waiting for you, con la bocca ferma. Ah, aspetta, questo non lo ricordo. Qualcosa Link. Ricordo che qualcuno l'aveva paragonato a JoJo o qualcosa di simile, non mi ricordo. Sweat and years of research, we finally made it. The ultimate Eccolo lì, infatti. Chimeric weapon. By neurologically syncing captured chimeras with human operators, we established control. Ovviamente Pokémon Cross, Cross JoJo. I'm referring, of course, to the Legions. Stando. Your power, it's not the blessing you think it is. When a Legionis and a Legion are perfectly synchronized, it's like they're two parts of one body. No use! The override release isn't going through! That's impossible! And when half of that body is about to die, the Legion's survival instincts kick in to save it. No way! There's no way! What good could this possibly be? It's a long shot, but it's the only shot we have. It's all up to you, my friend. Persona non l'ho giocato, quindi non so com'è. A curse. We can't turn back now. Un gioco comunque interessante questo. Non sembra la solita truzzata, diciamo. Astral Chain. Chain, non Link. 38, quindi. Agosto? Il logo è stato lì per un po' troppo tempo per me. Romero Games, Paradox Interactive. Romero Games, cosa ha fatto la Romero Games? Gioco d'azzardo? No, sempre sparatorie. Mafia, non lo so. Al Capone Simulator. Ah, è un altro di quei giochi con la visuale dall'alto. Si chiamerà The Gangstars o qualcosa di simile. Empire of Sin, l'impero del peccato. Primavera 2020. Death by our hands is not an honor they have earned. Marvel. Ah, Ultimate Alliance. No, non mi interessa. Dopo il 2 ho detto no, basta. Non mi adattate neanche un gioco in italiano. Proprio no. Mi avete convinto a non comprarne più. Stesso doppiatore di Magneto di Marvel vs. Capcom. Gravity Squeeze. Jump in anytime now, darling. Questa che sarebbe? Ghost Rider! We'll pay for Electra. In blood.
Sempre Thanos ultimamente. Thanos è il cattivo che va di più. Cattivi diversi, tanto per cambiare. The Black Order, 19 luglio. Ok, non lo comprerò questo pass di espansione. Marvel Knights X-Men Fantastici 4. Ah vabbè, Crypt of Necrodancer, espansione di Hyrule o Hyrule. Mai giocato a Crypt of the Necrodancer, ma voglio provarlo. Qualora dovessi avere un po' di soldi extra, magari ci posso fare un pensiero. Bayonetta 3. Mi sa che se la gioca Andok, Bayonetta 3. Io opto per una baionetta con una capigliatura diversa, comunque. Oh, Mario e Sonic ai giochi olimpici. Wow, non vedevo l'ora. Che emozione giocare a questi giochi. Non è una serie di minigiochi semplicemente con personaggi di Mario e Sonic. No. Peach è stata colpita e Mario non fa niente. Per la gloria, oddio mio, non cominciamo con per la gloria che in Smash gioco per Smash ancora traumi. Nintendo Switch. Il nuovo Mario Striker. Ma anche Mario Slugger, non so. A parte che Mario Striker mi sa che è stato fatto da... dalla Sega, credo. Enrico, benvenuto. Ora sei un araldo di Takumen su YouTube. Ecco, dai. Bayonetta. I fan non vedono di giocare. Cos'altro potrebbe essere se non Bayonetta? No, è vero. C'era anche questo Animal Crossing, gente. Per chi lo aspettava. Lightning, sei in ascolto? Pacchetto isola deserta. Parla del 2020, accettalo dai. Crafting, tanto per cambiare. Dead. Che bellina la musica però. Guardate, io me lo comprerei anche se non fosse che gli orari in game corrispondono a orari nel mondo reale. Quello mi rovina l'esperienza, se devo essere onesto, perché metti che sono impegnato a registrare o a fare altre cose, come faccio a dedicarmi ad Animal Crossing? Fosse più simile a Stardew Valley. Animal Crossing New Horizons, 20 marzo. Il tuo prestito nel dettaglio, bastardo. Ti odio, Tom Nook. Devo vedere i Pokémon. Yes! 2019年 to otsutaeshiteita honsaku no hatsubaibi desu ga 2020年 3月 20日 ni henkou sasete itadakimasu. Era necessario dirlo. In questo modo, minasama ni otodoke suru tame ni Tranquilla Lightning, comprendo la tua felicità. Nintendo Switch向けに多くのソフトメーカーさんがゲームを開発してくださっています。Nintendo のゲームを含め
2019年に発売されるものを中心に un video così in generale, non mostra raccolta finale, niente Bayonetta? Spyro, vabbè, giustamente, non potevano non metterlo. Oh, tutti i giochi originariamente esclusiva Sony, adesso sono tutti quanti su Switch. Silk Song, fantastico, anche qua prevedo che molta gente sarà felice. Ni no Kuni, alla fine l'hanno fatto, il primo, vabbè. Voglio rigiocarmi un giorno di questi. Vabbè, Minecraft Dungeons, lascia stare. Ah, è vero, Elder Scrolls Blades. My friend Pedro. Ah, già, è vero, quella specie di... non contra, una roba simile. Doom Eternal, anche qua molta gente sarà felice. The Sinking City. Ah, già, quello basato sui racconti di Lovecraft. Wolfenstein Youngblood, è bello vedere giochi così violenti su questa console. Dead by Daylight. Alien Isolation. Strano giocare a un gioco simile su Switch, ma va bene. Più ce ne sono, meglio è. Cos'è questo? Ah, Crystal Chronicles Definitive Edition, bla bla bla. Builders 2. Ah, puoi anche selezionare la ragazza. Pensavo fosse un protagonista maschile. Oragono questo. Non ho assolutamente idea di cosa sia. Aspetta, Stranger Things, possibile? Just Dance 2020. Catan, non... No. No, solo no. Valeva la pena mettere anche questo tra i giochi più essenziali? Dauntless non ho ancora capito cos'è, onestamente, mi sembra una specie di Monster Hunter, mi pare. Super Mario Maker 2. Fine, ultima chicca. No, c'è ancora, oddio mio, ancora Smash, c'è un cattivo, se c'è questa sfida vuol dire che c'è un cattivo, gente. Che cazzo? Che cazzissimo? No! Quello era un Jiggy? Quello era un Jiggy, gente? Ho visto bene? Kikeru e Donkey Kong insieme sono bellissimi. Quello era un Jiggy? No! L'hanno fatto! Volta. Non ci cascherò! Mi avete già fregato con King DDT! No, brutti tro bastardi, non me la farete! L'hanno fatto! L'hanno fatto, gente! Banjo Kazooie Smash! L'hanno fatto davvero! Bentornati a casa, Banjo Kazooie, bentornati! Con la grafica poi dell'epoca, non quella merda che hanno fatto dopo! L'hanno fatto davvero, non ci credo. È strano che dico una cosa simile, ma grazie Microsoft, grazie Nintendo, grazie per aver pensato a noi fan. Grazie. Spiral Mountain come stage di default. Gruntilda, aspetta, è un personaggio, me lo sentivo che avrebbero usato. Ah, lo Smash finale Gingionator, quindi. L'hanno fatto, non ci credo, l'hanno fatto davvero, mio Dio, sono andato come contentissimo, non sapete quanto, non potete averne idea, mio Dio, l'hanno fatto davvero, mio Dio. Autunno 2000... Sempre quest'anno! Ah, non ci credo! Io vi adoro, Nintendo! Io vi amo! 以外にも新しいゲームの開発を進めています。
皆さんにご紹介できる日を楽しみにしていますと言いましたが、お別れする前にちょっとだけ、c'è dell'altro più di peggio Kazooie cosa può esserci 本日はご視聴いただきありがとうございました。 cos'altro c'è mio dio non può spermatozoi cos'è sta roba baionetta DLC per Breath of the Wild dalla grafica sembrerebbe molto quello. Eh già, proprio chi era quell'altro personaggio? Questo è Breath of the Wild, gente. DLC sequel possibile? Cos'è, un saggio consumato da qualcosa? Ehi, no, aspetta, una cosa per volta! È un re-dead? Sempre il castello di Hyrule o Hyrule. Cosa essere? Il seguito di Legend of Zelda? Non è un DLC, è un seguito! E ci stanno lavorando! Migliore conferenza del 2019, migliore conferenza, porca puttana, migliore in assoluto, mani basse proprio, non ce n'è, la Nintendo vince su tutti quanti, Madonna dei cristalli, mio Dio, io adoro la Nintendo, cazzo, mi piace un po' meno la loro politica sui video rimossi, ma porca puttana, porca vacca. Oh, porca vacca. E anche il respiro mi gira la testa, Cristo. Mio Dio, c'è Banjo e Kazooie in Smash. È un seguito. Seguito, non DLC, seguito di Breath of the Wild! Oh mio! Ma io vado fuori di testa, porca puttana! Se riesce a fare delle live su Bayonetta 3, presumo di sì. Chiedo permesso per i caps. Sì, i caps. Quando io vado in brodo di giuggiole o in giuggio di brodole, il caps è permesso almeno per 5 minuti. Mamma mia! Cazzo, sono felice! Merda, come sono felice! Banjo Kazooie Smash! Banjo Kazooie fottuto Smash! Mio Dio! L'Ear Raper è inevitabile, gente! Non smettete di dirmi di star calmo! Mande, non sai cosa ti sei persa, porca puttana! No! Oh, mio Dio! Mio Dio, che bombe! Manca solo Sora! È vero, manca soltanto Sora, anche se tecnicamente ci sono i tizi di Dragon Quest, quindi non so se avranno permessi per altri personaggi della Square, però cazzo, quello che è annunciato, cazzo! Mio Dio! Ah, che cacchio è sto qua? Bowser. The booth looks fantastic. I think we're going to go ahead and take you a quick sneak peek. Chiudere un occhio. It's on the water gym. Prenderei DLC di Super Smash Bros. Ho già il season pass di Smash, non posso non prenderlo tecnicamente. Merda, mande, hanno mostrato Banjo e Kazooie, porca puttana, in Smash! L'hanno fatto, ancora non riesco a capacitarmi che l'abbiano fatto!
and Pokemon Shield, and we're going to give people a look at a much Danganronpa. Ho presente il gioco, ma non l'ho mai giocato. And I think that the team is almost ready, so I'm going to head over there in just a second, and we're going to get that kicked off. Quanti altri personaggi presenteranno poi per Smash? Cos'è? 2-3 al massimo. Comunque gran bastardata che hanno fatto. Ha cercato di ripropinarci lo stesso fregatore di King K. Rool, ma noi stavolta eravamo preparati. Dio che trailer. Cazzo, voglio giocare. Voglio giocare come peggio cazzo. Mi tocca aspettare l'autunno. Merda, gente. Chi è? Che arriva? Mi ha permesso di citare Jack Sparrow. Perché dovevo chiedere permesso per fare una citazione? No, adesso basta, adesso basta. Oh, mio Dio. Scusatemi un attimo, voglio rivedermi il trailer. No, 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 perché qua davvero si va nella fantascienza. È bello comunque vedere King K. Rool e Donkey Kong insieme, come quasi amici, diciamo. È strano perché, seguendo questa logica qua, doveva mostrare un altro cattivo. E questo qua è il momento, cazzo. L'ho riconosciuto subito che era un Jiggy, porca vacca. No, devo rivederlo assolutamente. Bentornati a casa. Orso e uccello. Tutti i personaggi più troll praticamente ci hanno mostrato per questo genere di trailer. Ma poi dall'alto, via cagnaccio di merda. A raring to go. Ho detto soltanto adesso. Citazione alla Rare, ovviamente ogni reveal devono per forza metterci una citazione sul gioco d'origine o qualcosa di simile. Anche loro sono contentissimi, anche King K. Rool è contento, ovviamente non sono mai incontrati. Scusate. Tecnicamente Donkey Kong e Diddy conoscono Banjo Kazooie. In Diddy Kong Racing c'era anche Banjo, quindi. Anche la stessa voce, ovviamente. Il sputa uova. Sapevo che avrebbe usato questa mossa qua. Questa era una mossa sbloccabile, mi sembra, in Banjo-Kazooie 2, forse. Anche... ah, può usare diverse uova. L'avevano ipotizzato in diversi, questo. Aspetta, voglio rivedere un attimo il moveset. Attacco in basso, vabbè, vabbè. Chissà se si possono selezionare le uova di Kazooie, visto che ne ha tipo un'infinità. C'ho quelle esplosive, quelle che creano un Kazooie più piccolo. Esplosivo anche lui. Le uova di fuoco. Yoho! Questo deve essere la app B, probabilmente. Perché è così speciale questo PG? Perché è un personaggio molto nostalgico dell'epoca di Nintendo 64. Semplicemente questo. E il fatto che sia stato acquisito dalla Microsoft dopo che la Microsoft stessa ha acquisito la Rare. Insomma, è diventata una cosa non più Nintendo. E invece adesso, grazie alle collaborazioni che ci sono, Banjo e Kazooie, proprietà Microsoft, fanno parte del roster di Smash Bros. Sono tornati a casa. Buonasera, R90! Questa è la B, sì. Possono fluttuare, immagino. Questo è... io me lo aspettavo più come attacco finale, questo qua delle piume dorate, che dovrebbero renderli invincibili, tecnicamente. Ah,
vedo, noto che ci sono delle piume dorate sopra, però. E una è appena sparita. Deve essere un attacco numerato. Cioè, tipo, possono usare un X ogni tot tempo, diciamo. Tipo, 5 schianti ogni minuto, per dire. Chissà, la montagna spirale sarà soltanto... Scusate, voglio capire una cosa. No, deve esserci un qualche cambiamento, perché qua, ho notato adesso, qua c'è la montagna spirale senza niente, insomma, come dovrebbe essere. Che grafica, merda. Magari aveva un bel giocazzuico remake, gente, magari. Guardate, niente Kinomar stasera. No, sono troppo stanco. E, oltre al fatto che ho fatto tipo 6 live in 3 giorni. Però dopo si vede che c'è l'antro di Grantilda con tanto di ponte, quindi deve essere uno stage che cambia. Noto anche che qua sta girando tutto quanto. Forse è lo stesso stage che gira, cioè... è uno stage di prospettiva, praticamente. Curiosa come cosa. Grantilda sarà l'ostacolo Voglio Travis in Smash? Ci potrebbe anche stare. È un po' rozzo come personaggio. Anche Peggy 18. Quindi non saprei, onestamente. Ecco, come vedete, qua c'è Montagna Spirale. C'è il ponte che porta all'antro di Grantilda. Però non sta girando adesso. Lo smash finale Gingionator. Perché aveva King K. Rool, poveretto. Ecco, ha fatto la stessa fine di Grantilda. È tornato a casa, Benjo. Cazzo, ancora non me ne capacito, gente. Ancora non me ne capacito. Tutti i personaggi della mia infanzia. Tutti! Cazzo, tutti! I simboli di Breath of the Wild 2 sono quelli di Midna. I capelli pure. Dici? Considera però che è una saga a parte, quindi può essere anche un nemico originale. Minchia, che bombe. Un personaggio diviso in 4 praticamente, con 4 diverse skin di Dragon Quest, Banjo-Kazooie, sempre in Smash, e poi annuncio di seguito Breath of the Wild in sviluppo. Sì, mande, l'hanno mostrato. Anzi, sai che ti dico? Guarda. Non credo c'entri. Cosa può essere questo simbolo, però? Magari questo può essere un indizio. No, non credo c'entri Midna. Deve essere un nemico a parte. Mi domando se useranno lo stesso mondo di Breath of the Wild o ci sarà proprio un'altra area. Se è seguito, presumo ci sarà un'area completamente diversa. Ganondolfo. Che te ne credo. Seguito Breath of the Wild è ora in sviluppo, mamma mia. Microsoft, hai perso di tanto così. La Nintendo ha vinto. Se ci fosse stata la Sony, forse le cose sarebbero andate diverse. Ma la Nintendo ha vinto su tutti i fronti. Tutti, cazzo. Che cosa sborrificarsi? Sì, no, effettivamente, esattamente come la direi io, guarda. Ah, merda, che fastidio. Oh, beh, direi che può bastare così, gente. Allora. Urca, che annuncio... Come ho detto qui, ci sborrificante, oh. È roba da venire, oh, non c'è altro modo per in cui spiegarlo, porca manca. Andiamo alla pagina dei ringraziamenti finali. Allora, bella gente, niente, non riesco più a riprendere la voce. Ringraziamo Simon Links,
per la sua mega donazione, ovviamente. E Sucks 18 per essere l'unico supporter patron di livello 4, il più grande possibile. Quindi grazie. E grazie anche a tutti quanti che li presenti qui. Per forza, visto quanto hai urlato. E vuoi, puoi biasimarmi? Puoi biasimarmi per caso? E il re della serata è Chaos per aver donato 1,17€. Hanno fatto la trasposizione di Ganon perché non è anche una creatura che ricorda Midna. Perché Ganon è un personaggio iconico. Midna c'è stata solo per un gioco. Jump to top. Ok. Quindi grazie Chaos. Grazie a tutti quanti per aver partecipato anche a questa live e aver seguito più o meno tutte le tre con me. Mi spiace di non esserci da adesso per la live di Kingdom Hearts 3, ma proprio non ce la faccio, sono letteralmente a pezzi per via di tutte ste live e di sti cazzi di lavori che ho fatto fuori. E l'hai visto stamattina? Ok. E niente, noi ci vediamo questo venerdì, a meno che non ci siano altri annunci, tipo una live sorry per dire. In quel caso dovrò anticipare un po'. Penso sia tutto quanto, è stato un bel E3. Cioè, è stato mediocre, ma la Microsoft e la Nintendo, soprattutto la Nintendo, ci hanno salvati, almeno qui. Qui è Takumen, passo e chiudo. Buona serata a tutti, gente.